mi ha telefonato l'altro giorno, perché ogni tanto lo sento, lui è molto contento. Non è facile, bisogna far che la gente legga. La gente non legge più, la gente deve leggere. Chiudono le edicole, chiudono le librerie. La gente non legge, maledizione. A Pavana, al mio paese, avevano aperto un'edicola, che miracolo, un'edicola. Un chilometro da casa mia. Ma andavo, a volte anche a piedi sono andato. Dopo 3 anni ha chiuso, perché chi è che va a comprare a Pavana il giornale? Assolutamente, non esiste. E poi i libri, appena un pochino più grosso, non lo legge, non lo guarda. La gente dovrebbe leggere e leggere e studiare anche. La scuola viene sempre più facilitata, è vietato bocciare. Ma come è vietato bocciare? Una volta c'era un esame in terza elementare, se non sbaglio, poi in quinta, e poi c'è un esame per andare alle scuole medie, che era una gratta tremenda, dice, era classista. Insomma, bisognava però che si arrivava con una certa preparazione, perché bisognava fare latino alle medie e dovevi sapere l'analisi grammaticale e l'analisi logica, altrimenti il latino, tant'è vero che in latino mi ha rimandato in prima media, in seconda media, in terza media. C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico. Io vivo altrove e sento che sono oggi nate le viole. Qualcosa di nuovo, sì, qualcosa di nuovo c'è. Lo dicevano anche nella Germania dagli anni 30, c'era una grande novità. Lo dicevano nell'Italia degli anni 20, sì, queste sono le novità. Adesso non dico che siamo come in quei tempi, però c'è un'aria che non mi piace affatto. E bisogna stare molto attenti a esprimere dei giudizi, perché si viene massacrati. E questo è un segno che i tempi cambiano, ma cambiano in male, cambiano in peggio. Se uno non può esprimere le proprie parole anche con gentilezza,